Allora, due cose al volo, poi la dottoressa Tisi, la nostra direttrice, entra nello specifico, però in sostanza presentiamo i risultati di un bando che si è chiuso al termine dello scorso anno, un bando con risorse regionali di 2.400.000 euro a favore della riqualificazione degli investimenti delle piccole e medie imprese del commercio e poi parliamo anche dei nuovi bandi che entro pochi mesi attiveremo, uno dedicato di ben 5 milioni di euro con i fondi europei, in sostanza Forfest, uno dedicato ai centri commerciali naturali con anche 500 mila euro collegati con dove i beneficiari in questo caso sono non le PMI, sono dei 5 milioni commerciali artigianali, mentre di 500 mila euro per attività integrate da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni. Poi invece un bando di 1 milione è riservato sempre alle attività commerciali, PMI, però che sono presenti nei borghi, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, questo in linea con la legge regionale sui borghi. Quindi quello che abbiamo appena fatto è concluso con ben no, 190 attività imprenditoriali finanziate e quello che faremo, ve ne daremo una traccia velocissima e poi avvieremo anche tutta una serie di consultazioni per definire bene il bando di 5 milioni per i centri commerciali naturali e di 1 milione per le attività commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti. Daniela, sì, prego. Grazie Assessore, anche se ha già detto tutto molto bene l'Assessore, quello che è interessante su queste misure che sono state appena annunciate, i risultati del bando che si è concluso, ma anche le risorse che sono state messe nei nostri bilanci per le attività che andremo a sostenere in futuro, sono importanti perché racchiudono una formula ben definita e anche che ha dato già dei risultati sul territorio, ossia quelli che Regione Marche va a interagire con i fondi a disposizione che abbiamo avuto ottenuto dalla Comunità Europea, quindi il Fondo Europeo che va ad integrarsi con misure regionali, quindi messe proprio dal bilancio regionale per essere complementari. Quindi, per esempio, tutto quello che avete sentito di valorizzazione delle nostre imprese, come per esempio la misura dei centri commerciali naturali, la Regione andrà ad integrare con una quota regionale le attività a sostegno dei comuni. Quindi c'è questa ottima complementarietà, questo per dare maggiore risultato sul territorio. Ovviamente è un lavoro che si fa in sinergia, cercando di ampliare il più possibile anche quelle che sono le situazioni, le attività commerciali, ma anche tutti i soggetti diversamente interessati sul nostro territorio che sono stati ascoltati, no? L'assessore ha fatto diversi incontri con le associazioni di categoria, con i soggetti portatori di interesse e questo ha prodotto appunto questo risultato del bando che si è appena concluso con questa grande partecipazione del territorio. Ovviamente su tutto anche l'attenzione, come è stato ricordato, alla legge 29, che è la legge un po' faro di questa amministrazione che va a valorizzare i borghi, di cui è stata appunto costituita anche diciamo un elenco, una lista dei borghi con delle determinate caratteristiche, alla quale tutti i comuni possono, che ovviamente hanno le caratteristiche, possono richiedere l'iscrizione. Io volevo anche ringraziare, se l'assessore lo permette, il responsabile unico di questo procedimento, che è la dottoressa Nadia Luzzeschi, che è il funzionario storico di Regione Marche, che si è sempre occupata di questo settore e porta avanti questi progetti e queste misure in collaborazione da tanto tempo. Quindi grazie, Nadia. Perfetto. Domande, penso che No, a conclusione l'importanza di quello che faremo con i centri commerciali naturali perché ovviamente è una risposta anche no, a organizzazioni ben più complesse, articolate e forti, dove per cercare anche di salvaguardare, di proteggere, di valorizzare il piccolo commercio, le piccole aziende, è fondamentale appunto il concetto di condivisione
di servizi, condivisione di attività di promozione, di valorizzazione, e quindi laddove ci sia appunto una attività con una progettualità che mette insieme varie attività commerciali, possibilmente di prossimità, vicine tra loro, dove magari ecco, condividono dei servizi, dove condividono la promozione, delle attività di promozione, di comunicazione o altro, ovviamente si dà, innanzitutto c'è anche un risparmio in generale, no? Di spese, perché diventano più, c'è un'efficienza, un'ottimizzazione delle spese. E poi diciamo una voce univoca che si muove e va a costituire appunto quello che noi ci piace appunto definire centro commerciale naturale, no? Quindi un perimetro che ha anche una sua identità di offerta di commercio e quindi ecco, può essere molto più anche a livello no, di penetrazione proprio di, che, no, di a livello proprio commerciale, di attività di vendita, può essere più competitivo. Ecco, questo è l'aspetto. E poi su Borghi, come giustamente ecco, è stato detto, è importante perché per noi il borgo è un luogo a cui dare vita e il commercio, le attività sono non solo delle attività, diciamo, dove chi le possiede fa un'economia, che comunque è importante, ma sono anche dei luoghi di riferimento, anche dei luoghi di coesione sociale, dei luoghi dove appunto si creano dei tessuti, una comunità anche qui, no? Il concetto di comunità. Voi immaginate, ne so, se in un borgo, un piccolo comune, ci siano solo abitazioni, il municipio, no? E poco altro. Invece un'attività commerciale, che può essere da un bar, ad esempio, no? Che è proprio il luogo di ritrovo, di aggregazione identitaria, comunitaria di un luogo più forte. Ecco, voi immaginate se ci sono varie attività, rendono, animano e danno anche vita al borgo stesso. Quindi sono dei presidi anche, no? Dei presidi sociali, non sono solo delle attività commerciali. Per questo la regione punta molto e noi abbiamo come bando, come volontà, proprio anche, chiamiamola politico-amministrativa, puntato su questo. Poi in generale, dicevo, c'è la parte proprio di riqualificazione delle nostre attività commerciali che comunque di fronte a mercati sempre più esigenti, a una concorrenza spesso spietata, devono necessariamente utilizzare anche tutte le nuove possibilità che la tecnologia, gli strumenti tecnologici mettono a disposizione. Quindi il rinnovamento, la riqualificazione non è solamente, diciamo, del contenuto, non è solamente dell'hardware, ma anche dei software, cioè la parte, diciamo, proprio gestionale, dal punto di vista proprio della digitalizzazione, degli strumenti tecnologici, è fondamentale. E quindi questo proprio per rendere le attività commerciali sempre più competitive. Abbiamo finito. Ah, sì. Allora, una notizia a parte che magari, cioè, che non è legata a questa cosa, però ci riguarda come assessorato. In pratica parliamo di alluvione, parliamo già, io l'avevo accennato qualche giorno fa, però ve lo leggo così più preciso. Allora, con la nuova praticamente ordinanza della Protezione Civile, la numero 1055, abbiamo come attività produttive riaperto i termini per la presentazione delle istanze da parte di attività economiche produttive e agricole, cioè sia le agricole che le non agricole, che hanno subito i danni dell'alluvione famosa, tristemente famosa, del 15 settembre del 22 e quelli appunto i comuni ricadenti nell'area di emergenza. Ora il termine che scadeva il 31 dicembre è stato prorogato fino alle ore 12 del 31 marzo 2024.
Io vi chiedo questo anche perché vi chiediamo proprio di farne magari una colonnina a parte proprio a livello di informazione, perché non so se è arrivato a tutte le aziende questa proroga. Quindi tra l'altro vi dico che come regione abbiamo lavorato molto, io adesso non è che ci dobbiamo, come si dice, però per esempio le attività agricole erano state escluse in un primo momento, quindi avere la possibilità di essere risarciti per i danni dell'alluvione anche per le imprese agricole è stato un grande passo in avanti. Quindi che cosa? Il contributo dei danni, qui non c'è la parte dell'80%, non c'è? Quello che abbiamo messo, ma però è 80, come no? Cioè in pratica i danni, il risarcimento sarà fino all'80% dei danni ricevuti, che è una percentuale altissima. Sì. Voi considerate che negli anni famosi passati arrivava al 10-15%, siamo all'80%, quindi una novità veramente importante, anzi è l'aspetto sicuramente più importante. In più, per le aziende agricole, la quantificazione del contributo viene attraverso una perizia asseverata che appunto le aziende possono fare, sono ancora in tempo per fare, rispetto invece a una prima, qui siamo stati, abbiamo visto appunto il cambio all'inizio, che c'era prevista solamente sulla domanda iniziale che avevano fatto lo scorso anno. Però ovviamente che succede? Che nel tempo, un conto è la domanda che tu fai all'inizio quando non hai contezza esattamente dei danni che sono stati, poi invece quando te ne rendi conto nel tempo, quindi meglio questa parte, diciamo, fare la domanda su danni che tu hai verificato dopo un tot tempo. Grazie Assessore. No, solo in chiusura, giustamente lei ha detto è stato fatto tanto, io sono arrivata da poco in struttura alla Direzione Attività Produttive e Imprese e posso dire che i nostri uffici hanno lavorato moltissimo, tant'è che questa riapertura dei termini del bando, quindi della scadenza, che è una riapertura al 31 marzo 2024, è stata anche un accogliere le esigenze un po' del territorio, perché devono avere anche tempo per fare le perizie e mandarci tutta la documentazione corretta, ma l'ufficio ha fatto un lavoro veramente anche di vicinanza telefonicamente con i funzionari che si sono sentiti quotidianamente con tutti, purtroppo, i soggetti che sono stati colpiti dalla luce. Quindi allora, le domande potranno essere integrate, quindi quelle già fatte. Le domande, allora, noi abbiamo di fatto riaperto i termini, ok? Perché non è stata, diciamo, è una proroga, nel senso che si è prorogato il tempo, ma è una riapertura dei termini del bando. Questo vuol dire che possono presentare delle nuove istanze per chi non l'avesse ancora già fatto. E il nostro bando è fatto in maniera tale che qualora, diciamo, ci fossero più invii della stessa istanza, perché voi sapete che si riceve, no, su dei sistemi, su piattaforma, questa vale l'ultima istanza inviata. Quindi valgono gli stessi, diciamo, sono gli stessi termini di cui è stato emanato il primo bando, quindi diciamo le condizioni sono quelle, gli obiettivi sono quelle, le finalità le stesse, quindi di fatto è un bando ancora aperto fino al 31 marzo 2024. Voi sapete che è partito, no, in metà estate, poi abbiamo avuto la proroga, quella di dicembre, e adesso è stata concessa questa ulteriore proroga. Però ecco, le persone hanno possibilità di fare, ecco, con questa possibilità di dare validità all'ultima domanda inviata, poi noi prendiamo quella come corretta. Quindi tutte le stesse condizioni, tutti gli stessi, di fatto è un bando che proroga i termini di scadenza. Okay? Però è importante, come diceva l'assessore, perché noi come ufficio abbiamo informato tutte le imprese, le associazioni, tutti diciamo, i soggetti purtroppo colpiti dall'alluvione, e però è importante questa comunicazione, perché conoscere i termini di riapertura è importante, che sono fissati al 31 marzo 2024.